perché Monio Vadia non venga invitato nelle principali trasmissioni televisive, proprio perché la sua figura, la sua conoscenza, il suo coraggio, il fatto di essere un ebreo che combatte le ingiustizie del mondo commesse oggi dal paese che ormai da decenni è il paese più criminale dal punto di vista politico che vi è al mondo, ovvero lo Stato di Israele. Nessun paese ha commesso i crimini contro l'umanità che ha commesso Israele negli ultimi 30-40 anni. Nessun paese al mondo, nessuno. Questo anche in virtù di un'ideologia che si è trasformata in una visione messianica, fanatica, estremista appunto del mondo, della terra, mi riferisco al sionismo. E dato che Moni Ovadia è un ebreo, per questo non viene invitato, perché un ebreo che contrasta tutto questo è pericoloso per la narrazione dominante. È la stessa ragione per la quale le manifestazioni estremamente partecipate, meravigliose, degli ebrei newyorkesi, per esempio, hanno occupato il ponte di quale, come si chiama, ponte di Manhattan, la Statua della Libertà, il Grand Terminal Station, sono state comunque tenute abbastanza nascoste dal mainstream, perché mostrare centinaia, migliaia di ebrei newyorkesi, dire stop al genocidio, cessate il fuoco adesso, libertà per i palestinesi, è pericoloso per la narrazione dominante che utilizza anche in maniera strumentale l'antisemitismo. Questa è la realtà. Per questo Moni Ovadia non viene invitato adeguatamente, perché la sua presenza, quel che dice, distruggerebbe all'istante questa narrazione, riportando appunto in auge la verità e quel che davvero sta avvenendo a Gaza. Ultimo inciso. Pensate se i russi newyorkesi, durante le prime settimane, un mese di guerra, di invasione russa dell'Ucraina, avessero occupato la Statua della Libertà gridando Putin in carcere, basta, cessate il fuoco adesso, libertà per il popolo ucraino e tutto questo. Pensate la copertura mediatica che ci sarebbe stata su manifestazioni del genere. Ma dato che sono gli ebrei newyorkesi, o Moni Ovadia appunto ebreo e dice determinate cose, bisogna tenerlo tutto sotto il tappeto, silenziare il più possibile certe voci. Questa è la realtà. Per questo io Moni lo invito sempre nei nostri canali e stamattina vi ho dato la notizia uscita ieri, chiaramente domando a tutti quanti voi, quanti di voi hanno letto questa notizia, pensate se i responsabili fossero stati russi, hanno trovato ieri una fossa comune con più di 30 cadaveri di palestinesi legati, con le braccia e le gambe legate, è stata un'esecuzione, no? Queste robe. Chi le ha fatte nella storia? I nazisti, i Khmer Rossi, le fosse comuni, Srebrenica, questa roba qui, e questa roba avviene oggi nel 2024 su una sponda del nostro stesso mare, e tutto questo è permesso sia dai criminali che commettono questi atti terroristici, perché si può essere terroristi anche in divisa, e sia dal silenzio della cosiddetta comunità internazionale. Lascio la parola a Moni Ovadia ricordandovi quello che disse Martin Luther King: non temo la violenza dei malvagi, ma il silenzio degli onesti. La copertura politica e mediatica che viene data oggi ad Israele, che commette degli eccidi e a processo per genocidio, è alla sbarra per genocidio, è ignobile. E la responsabilità è della cosiddetta comunità internazionale, soprattutto, anzi, del blocco occidentale, che poi non rappresenta di più la maggioranza dei cittadini o degli stati del mondo. A te la parola, Moni, e grazie per aver accettato questo mio invito. Grazie Alessandro, grazie anche per le parole generose che hai detto al mio riguardo. Io mi considero un attivista, un militante e sono sempre stato attento alla causa del popolo palestinese, in particolare negli ultimi 35-40 anni ho approfondito la mia consapevolezza per rendermi conto che dall'origine il sionismo è stato, ancorché anomalo perché non aveva la madre patria, un movimento colonialista che del resto si è presentato al mondo con uno slogan rivelatore, cioè una terra senza popolo per un popolo senza terra. Ma quella terra il popolo ce l'aveva, 1,5 milioni di arabi palestinesi che non si volevano vedere, perché per il colonialismo, come sancito nella conferenza di Berlino nel 1884,
c'erano, esistevano delle terre nullius, terre che non appartenevano a nessuno, anche se c'era della gente lì, perché non erano all'altezza della civiltà occidentale, erano considerati selvaggi, terzo mondo. Dunque, questo è, diciamo, il sionismo ha, come dire, scotomizzato i palestinesi già dall'orizzonte dello sguardo, nel dire no, ci sono delle persone, è chiaro che tu qualsiasi cosa voglia fare in quella terra devi metterti in relazione con loro. Poi, quando dopo la Shoah, che fu stata sicuramente un'immane catastrofe, l'ONU ha la maggioranza di allora, c'erano tantissimi stati, non erano nell'ONU allora, hanno detto sì allo Stato di Israele, nessuno ha chiesto il parere dei palestinesi. E proprio gliel'hanno fatto addosso. Ora, io avrei voluto vedere qualsiasi altro paese del mondo se fosse arrivata della gente dicendo 2000 anni noi stavamo qui e adesso vogliamo fare il nostro Stato. E io non so, chiunque avrebbe reagito come hanno reagito i palestinesi dicendo ma noi non ci pensiamo neanche. Fossi stato palestinese anch'io avrei reagito allo stesso modo se mi fossi trovato allora in quella situazione. Quel momento in avanti è stato tutto un progetto con lo sionista per espandere la parte di territorio che l'ONU aveva assegnato alla parte ebraica di Israele, ed è stato tutto un agire con violenza, cinismo, spregiudicatezza, perché lo Stato di Israele viene dichiarato nel 1947, a distanza di un solo anno arriva la Nakba, cioè l'espulsione dalle loro case, dalle loro terre, dai loro orizzonti topografici di metà della popolazione palestinese che allora abitava la Palestina, 750.000 esseri umani. E l'espulsione è avvenuta anche con atti di violenza, la distruzione di qualcosa come 500 villaggi palestinesi. E allora i leader sionisti di allora erano considerati molto progressisti, addirittura socialisti, neppure i paesi del blocco sovietico, che furono i primi a dire sì allo Stato di Israele, e men che meno il resto degli stati hanno voluto vedere che quell'operazione non poteva che condurre alla violenza, all'espropriazione e alla sopraffazione. E dopo i primi anni dell'esistenza dello Stato di Israele, dal 67 in avanti, dopo la guerra dei sei giorni, nasce l'alleanza organica con gli Stati Uniti d'America. E da quel momento in avanti gli Stati Uniti d'America legittimano tutti i crimini perpetrati dagli israeliani contro i palestinesi e legittimano tutte le violazioni delle risoluzioni dell'ONU e dei più elementari diritti internazionali.